Eleutra ha pubblicato di recente due libri molto interessanti su due figure femminili dell'anarchismo americano di fine 800 inizio 900, Walter Hinde Clair ed Emma Goldman. Sì, è bello che siano stati pubblicati praticamente insieme, perché in realtà il libro su Emma Goldman e Mala Rossa è uscito quasi un anno fa, quello di Volterino è uscito, che hai curato tu, è uscito qualche mese fa. Sì, esatto, sì. Qualche mese fa. E in realtà diciamo che il fatto che siano stati pubblicati da Eleutera quasi a ridosso uno con l'altro ha reso quasi naturale comparare le due figure, no? Perché magari qualcuno si è prima letto la Goldman, si è poi identificata, eccetera, ha trovato degli spunti, poi ha letto la Volterin e ha trovato magari gli stessi spunti oppure qualcosa di diverso. Sì, è interessante perché sono due figure discordanti, ma sotto alcuni punti anche molto concordi. Sono differenti nello stile di militanza, molto più intima la De Clair, molto più austera, quasi ascetica nel suo approccio all'anarchismo, all'opposto invece la Goldman. Sì, ci sono anche non solo questioni private, come quelle che dicevi tu, cioè del modo di vivere la vita, di vivere l'anarchismo, ma anche questioni teoriche, dove si possono vedere appunto queste note un po' discordi oppure più vicine. Una per esempio è la questione dell'anarcocomunismo e dell'individualismo, perché appunto Goldman e Volterin partono da due punti completamente opposti, cioè Volterin assolutamente individualista, quasi all'estremo, Emma Goldman invece si è sempre detta comunista, e diciamo che prima ci siamo confrontati ed entrambi abbiamo pensato che tutte e due partano diciamo da due poli opposti, cioè l'individualismo e il comunismo, poi in realtà con il passare degli anni convergano un po' al centro, no? Cioè Volterin inizi a ripensare su individualismo e cambia definizione, non si definisce più individualista ma anarchica senza aggettivi e quindi più vicina insomma ad una posizione sociale, e Goldman invece perderà un pochino quel comunismo, quell'accezione comunista molto forte che aveva all'inizio per fare affermazioni come appunto il mio anarchismo è una questione di libertà. Sì, è interessante anche il tema della violenza, perché Voltairin è pacifista, non violenta, almeno inizialmente, mentre la Goldman si pone all'opposto. Poi entrambe fondamentalmente cambiano opinione. Sì, Goldman inizia diciamo assolutamente un po' più possibilista e senza nessuna paura di utilizzare la violenza, infatti per esempio con la questione di Frick, dell'attentato a Frick che poi commetterà suo compagno Berkman, Goldman non l'ha commesso in prima persona soltanto per mancanza di soldi, perché insomma non è riuscita a comprare la pistola nello specifico, però con gli anni ripenserà alle sue posizioni così possibiliste e le rivedrà, non dico radicalmente, però insomma profondamente. La De Clair inizialmente è pacifista, mentre poi col passare del tempo inizia anche a comprendere perché in determinati casi l'utilizzo della violenza, almeno a quel tempo, perché si parla comunque di un tempo completamente diverso dal nostro, fosse una possibilità concreta. Ma perché sono importanti? Sinceramente mi sembra che siano importanti perché sono due personaggi che, nonostante siano passati moltissimi anni, cioè più di un secolo da... Più di 100 anni per la De Clair, un po' esatto, meno per la Goldman. Sono assolutamente attuali, cioè il loro pensiero resta ed è attuale, soprattutto quello sulla questione femminile, mi viene da dire. Entrambe le donne hanno esposto delle idee, delle teorie che secondo me sono ancora troppo oltre per moltissime persone nel 2017, quindi diciamo che non è soltanto un esercizio di storia quello di andarle a riprendere e di andare a vedere che cosa hanno detto, ma è anche un buon esercizio teorico e un po' di apertura della mente. Sono contenta sinceramente che Eleutera se ne sia occupata, perché la cosa che mi piace un po' sottolineare è che in realtà sia Volterin che Goldman erano due personaggi molto molto importanti, ma che si sono un po' persi nella storia, cosa che non è successa ad altre figure storiche della loro stessa caratura o anche di una caratura minore. Però diciamo che il loro essere donne e l'essersi occupate di emancipazione femminile, di questioni come la contraccezione, l'aborto, eccetera, le ha posizionate in una ideale scala, diciamo, di importanza assolutamente verso il basso, quando in realtà non lo erano assolutamente.